Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, a distanza di un mese da quando l'ho ricevuto, è arrivato il momento della mia recensione di lui, l'Apsan Zino Mini Pro. Questo drone che è un mese che ormai utilizzo e che ho deciso di portare solo dopo tante prove la mia recensione. Questa cosa la faccio spesso, di portare recensione dopo vari video, varie prove, perché preferisco portare recensioni più complete, con più ore alle spalle di utilizzo del prodotto e avere più informazioni. Questo tipo di recensione normalmente lo vado a fare con prodotti di un certo livello, di un certo prezzo. Ovviamente con i prodotti low cost è tutto più semplice, tutto più velocizzato, ma un prodotto del genere, come un prodotto DJI o come anche ho fatto con il Fimix 8 mini, cioè prima lo ricevo, faccio l'unboxing dove già do le mie impressioni, poi faccio varie prove, vari test, quindi vari video in cui provo singolarmente le varie opzioni del drone o le varie caratteristiche del drone o di un qualsiasi altro prodotto. Preferisco fare così piuttosto che prendere il drone, tirarlo fuori dalla scatola e poi fare subito una recensione. Su certi prodotti secondo me rimane una cosa un po' troppo frettolosa, e poi con marchi come Apsan e non solo, dove i prodotti escono con firmware veramente acerbi, è giusto dargli un attimo di assestamento appunto negli aggiornamenti firmware. Infatti lui mi è arrivato un mese fa con il firmware 1.26, adesso siamo all'1.33, quindi capite che Apsan ha rilasciato tantissimi firmware e tutti devo dire che hanno fatto il loro dovere, cioè ogni firmware ha migliorato o ha dato nuove funzioni al drone, quindi adesso è il momento giusto per andare a recensirlo. L'Apsan Zino Mini Pro è un drone che io sin dall'inizio, quando Apsan ne aveva parlato, ero sconcertato dall'idea che Apsan fosse in grado di creare un prodotto di qualità, soprattutto con una qualità, o meglio con delle caratteristiche superiore addirittura al DJI Mini 2. Veramente non ci credevo, infatti chi mi segue lo sa che ero davvero molto molto scettico che Apsan ci riuscisse, e invece devo dire che in tante cose è riuscita soprattutto a fare un prodotto di qualità, perché tutto si può dire tranne che questo drone non sia un prodotto fatto bene e ben costruito, ben assemblato con ottimi materiali, e poi con un comparto hardware che è sicuramente superiore al DJI Mini 2, adesso poi con gli ultimi aggiornamenti finalmente lo sta iniziando a sfruttare, e tutto questo mantenendo comunque un peso sotto i 250 grammi, che questa veramente era cosa che rendeva scettici tanti di noi, cioè l'idea di avere un drone con i sensori anticollisione, con caratteristiche importanti, con minuti di volo importanti, che rimanesse comunque sotto i 250 grammi. E Apsan devo dire complimenti, perché da questo punto di vista tanta tanta roba, perché è stata la prima in assoluto ad avere un drone con queste caratteristiche. Adesso arriverà Autel con il suo Autel Evo Nano, che avrà le caratteristiche molto simili a queste ma nella versione Plus, quindi le caratteristiche della versione Plus, cioè quello più costoso che costerà 799 euro, avranno le caratteristiche sulla carta come questo Apsan Zino Mini Pro, mentre la versione Nano non Plus, quella diciamo base, avrà le caratteristiche molto più simili al DJI Mini 2 e costerà 649 euro. Quindi Apsan, capite che ha fatto un prodotto sicuramente innovativo, se adesso Autel ha queste caratteristiche con il suo Nano Plus. Poi solo il tempo ci dirà quale dei due droni è il migliore a parità di comparto tecnico e funzioni che sono in grado di fare, ma oggi parliamo di lui. Allora, il drone secondo me, soprattutto al prezzo attuale che si riesce a trovare a circa 480 euro su Banggood, vi lascio il link in descrizione, davvero un prezzaccio per questo drone. Secondo me inizia a essere un prezzo davvero giusto per questo tipo di drone. Comunque parliamo di un drone che ha cose veramente innovative all'interno di questo peso, quindi sensori anticollisione di cui ho fatto il video, che funzionano benissimo secondo me, l'unica pecca è il software per la calibrazione, perché uno è solo per Windows e due è davvero complicato installarlo, almeno ad oggi. Tolto questo discorso, i sensori funzionano davvero davvero bene, sia quelli anteriori che quelli posteriori. Poi la batteria ragazzi è incredibile, arriviamo e passiamo i 30 minuti reali di volo, non ci avviciniamo ai 40 dichiarati da Apsan, ma passiamo i 30 minuti, roba che non abbiamo sul Mini 2, perché sono dichiarati circa 30 minuti sul Mini 2, ma arriviamo intorno ai 22-23, non di più, quindi da questo punto di vista sicuramente la batteria è incredibile come durata.
Poi, a livello di volo rispetto al Mini 2, che prendiamo ovviamente come termine di paragone perché fino adesso era sicuramente il miglior drone sotto i 250 grammi, quindi a livello di volo, di overing, come ho già fatto vedere anche nei miei video, è praticamente alla pari, non c'è differenza, sono molto molto simili sia nel comportamento del drone pilotandolo che proprio di overing stando fermo, quindi tanta roba per entrambi. Apsan, tanta roba perché essere arrivata a livello di DJI, una cosa da non sottovalutare, anzi molto da ammirare. Poi una cosa che Apsan ha messo all'interno di questi 249 grammi è la luce LED che va a accendersi quando il drone deve atterrare al buio, quindi va a illuminare l'area, roba che ovviamente qua non abbiamo. Abbiamo sì sul DJI Air 2, Air 2S, droni più importanti, però Apsan l'ha messo in un drone da 249 grammi ed è una cosa veramente utile per volare al buio, per atterrare in sicurezza e per fare un atterraggio di precisione anche al buio. Però in questa cosa Apsan ha fatto un'incoerenza, perché ha messo questa luce per illuminare l'atterraggio al buio ma non ha messo luci di segnalazione per volare al buio, quindi questo drone in realtà non potrebbe volare perché non ha luci di segnalazione notturne. Quindi questa è stata una scelta un po' strana di Apsan, forse era meglio mettere le luci di segnalazione notturne e non la luce LED, se il problema era un discorso di peso per uscire dai 250 grammi. Se proprio avessi dovuto scegliere, io avrei preferito le luci di segnalazione, almeno il drone poteva volare di notte in regola, mentre così, ok, può volare ma non è un drone che vola in regola. Poi dal punto di vista video, la fotocamera secondo me è superiore a quella del DJI Mini 2, non è ancora completamente sfruttata dai firmware. A livello video, rispetto a quando mi è arrivato, è migliorato tantissimo. Adesso secondo me la qualità video è davvero buona, poi è in grado di arrivare fino a 200 megabit di secondo, impostiamo noi tramite l'app quanti megabit vogliamo di qualità video, qua ne abbiamo 100, qua invece possiamo regolare noi. Io comunque volo sempre con i 100 megabit per secondo almeno attualmente. È una cosa che manca purtroppo, però almeno attualmente spero che venga implementato, è un profilo log, quindi un profilo colore diciamo neutro, attualmente manca, mentre con i droni DJI è disponibile, e quello attualmente manca, spero che venga introdotto con i prossimi aggiornamenti, anche perché comunque questo drone viene dichiarato da Apsan con un sensore da 1 su 1.3 pollici, quindi capite che è un sensore veramente veramente grosso, cioè un sensore di queste dimensioni non lo abbiamo neanche nel nuovo Autelivo Nano Plus, per esempio, quindi giusto per capire che dimensioni ha questo sensore, se veramente all'interno abbiamo un sensore di queste dimensioni. Mentre dal punto di vista foto, ragazzi, c'è tanto tanto da lavorare, o meglio, Apsan attualmente dal punto di vista foto non ha niente a che vedere con il DJI Mini 2, nettamente superiore come foto, Apsan è molto indietro, ma probabilmente il meglio di sé lo darà dal 20 di ottobre, quando dovrà essere rilasciato il nuovo aggiornamento firmware che permetterà a questo drone di fotografare a 48 megapixel, quindi a quel punto probabilmente vedremo il salto di qualità a livello fotografico, ma l'aggiornamento è in programma, come viene dato dalla tabella Apsan negli aggiornamenti, al 20 di ottobre, quindi manca ancora un pochino, circa 20 giorni prima di avere questo aggiornamento, e allora a quel punto potremo valutare se veramente a livello fotografico è inferiore o meno al Mini 2, perché questa cosa dei 48 megapixel dovrebbero fargli fare un salto di qualità davvero notevole dal punto di vista fotografico. Poi parliamo della trasmissione. La trasmissione secondo me è eccezionale, nel senso che come range è tanta roba. Nel video che ho fatto come range test io mi sono fermato a 3,5 km, ma il ritorno video era ancora spettacolare, anche perché parliamo di un ritorno video a 1080p, quindi anche di risoluzione alta. Con gli ultimi aggiornamenti è migliorata tanto, all'inizio c'era qualche problema di diciamo connessione, adesso invece è tutto ottimizzato. E una cosa che però non mi piace della trasmissione, e attualmente con l'ultimo firmware non ho provato perché non mi è successo, quindi non ho provato, ma se dovessimo portare il drone a disconnettersi, perché siamo in una zona con tantissime interferenze, perché andiamo dietro a una montagna, quindi il segnale non arriva più perché abbiamo davanti delle piante altissime che interrompono il segnale, quindi il drone si disconnette,
ovviamente il drone torna e ritorna da dove è partito, e quello va benissimo, lo fa benissimo. Però mi succedeva, adesso ripeto, con l'ultimo firmware non ho provato, non mi è successo, quindi non ho potuto provarlo, quando mi succedeva con le versioni precedenti del firmware, il drone rimaneva disconnesso fino all'atterraggio, e questo non va bene, perché il drone, ok che ritorna, però io finché non torna non lo vedo, mentre quando il drone torna vicino o comunque il segnale viene riagganciato, io devo ritornare a avere la connessione e poter scegliere se interrompere il return to home, perché in realtà non lo volevo fare, l'ha fatto solo perché si è disconnesso, o se invece continuare il return to home. Ecco, questa cosa secondo me è una cosa che non mi piaceva, magari l'hanno risolta con l'ultimo aggiornamento, ripeto, non l'ho ancora provata perché non mi è successo con l'ultimo aggiornamento una cosa del genere, spero che venga risolta nel caso non lo sia stata già risolta. Poi una cosa che mi piace tanto ovviamente di questo drone è l'Active Track, un drone sotto i 250 grammi con Active Track, roba che ci scordiamo con il Mini 2, lo fa bene, per essere un drone a 249 grammi lo fa bene, non si può dire che lo faccia male, in più con i sensori anticollisione lo si fa anche in sicurezza, ovviamente non pensate all'Active Track di un Air 2, però secondo me è un buon Active Track, ho fatto appunto un video dedicato, andate a vederlo, ve lo lascio magari qua sopra nelle schede, quindi sicuramente promosso anche per l'Active Track che ha in più a quello che è il Mini 2, poi sicuramente anche per l'Active Track ci saranno degli aggiornamenti, perché comunque è appena stato introdotto, all'inizio non era funzionante, non era disponibile con i primi firmware, è arrivato dopo, sicuramente anche questo migliorerà con gli aggiornamenti. Poi la resistenza al vento, fatta col suo fiatore, anche lì ho fatto un video dedicato con confronto con Mini 2, devo dire che probabilmente si è comportato forse un po' meglio lui del Mini 2, comunque tanta roba come resistenza al vento, niente da dire. Poi un'altra cosa che mi piace è il precision landing, cioè lui è in grado con gli ultimi aggiornamenti firmware, è in grado di fare un atterraggio di precisione sul landing, anche qua video dedicato fatto, per questo che ho voluto aspettare, perché dovevano arrivare tutti questi aggiornamenti che all'inizio ovviamente non erano disponibili, quindi con l'aggiornamento che c'era stato era stato introdotto il precision landing, quindi lui quando sta per atterrare inclina la fotocamera di 90 gradi e riesce a inquadrare il landing e lo becca in pieno, perché proprio inquadra il landing con la fotocamera, quindi non può che beccarlo, e questa è una funzione sicuramente ben fatta e davvero interessante per questo piccolo drone. Una cosa negativa invece di questo piccolo drone, che se ne è parlato tantissimo, dicevo, ho fatto anche un video ironico in cui ci cuocevo le uova, è la temperatura. Perché? Perché questo drone scalda davvero tanto, qua sotto ragazzi diventa davvero bollente, e questa cosa ovviamente non va bene, nel senso che ok, mentre vogliamo non ci dovrebbero essere grossi problemi, perché comunque l'aria tiene raffreddata diciamo quella parte del drone che si scalda, mentre se stiamo a terra quello è un po' più pericoloso, soprattutto quando dobbiamo trasportare video e foto al PC, perché comunque come sapete lui ha una memoria fissa, quindi non possiamo togliere la micro SD e inserirla nel nostro PC, ma dobbiamo collegare il drone al PC, al drone deve essere acceso, ma se dobbiamo trasportare tanti giga, perché comunque lui registra con una qualità altissima, quindi occupa tantissimi giga per fare video, tutti questi giga portano via tempo in cui lui sta acceso, e questo porta il drone a scaldarsi davvero tanto, quindi bisogna tenere d'occhio il surriscaldamento in certe situazioni, o comunque raffreddarlo se deve stare tanto tempo fermo senza volare ma acceso. Una cosa che forse sarebbe stato più utile era avere una presa Type-C qua dietro per collegarlo al PC e non una micro USB, perché comunque in teoria una Type-C ha un trasferimento dati più veloce, quindi lui sarebbe stato meno tempo collegato al computer, almeno sulla carta dovrebbe essere così, la Type-C è molto più veloce nel trasporto dati, però abbiamo una micro USB, però probabilmente magari anche il comparto interno della scheda sarebbe stata magari più pesante o meno, quindi sarebbero usciti di peso, non lo so, probabilmente c'è stato anche un motivo di peso, perché comunque quando si parla di questi piccoli droni ogni stupidatina di peso porta a rischiare di uscire da questi 250 grammi. Però una cosa che io ho trovato positiva è come aggiorna il firmware, nel senso che lui aggiorna il firmware scaricando ovviamente dalla sua applicazione, ci uscirà la scritta aggiornamento firmware, e cosa dovremo fare? Dovremo collegare il radiocomando, o meglio staccare la parte che è collegata al radiocomando,
e collegarla direttamente al drone. Quindi lo smartphone sarà collegato al drone e non passerà più dal radiocomando. Questa secondo me è una cosa molto intelligente. Perché dico questo? Perché comunque la connessione wifi, o meglio l'installazione dei firmware wifi, è diciamo con una possibilità anche di errore. Quindi sapete che se un firmware non viene aggiornato bene o viene interrotto, diventa davvero critica dopo risolvere il problema. Quindi facendolo in wifi, innanzitutto dovrebbe essere un po' più lento il processo, perché il trasferimento dati è più lento in wifi, ma poi si rischia appunto che magari ci possa essere una disconnessione, vi dicendo. Mentre col cavetto devo dire che la trovo una soluzione molto intelligente, perché comunque è più veloce e soprattutto non si rischia una disconnessione, e a me questa cosa è piaciuta, devo dire, anche se c'è questo piccolo passaggio in più di staccare il cavetto dal radiocomando e collegarlo al drone. Perché se pensiamo come si aggiornavano i firmware con il primo Zino, la prima versione, veramente roba da aggiornamenti dell'antiguerra, ma non ci voglio neanche più pensare perché era inquietante. Poi una cosa che mi piace di questo drone: ha un comparto di voli automatici completo, nel senso che abbiamo già nell'applicazione la possibilità di fare voli con i waypoint, roba che con il Mini 2 non possiamo fare neanche con applicazioni di terze parti, perché attualmente DJI non l'ha ancora reso compatibile con applicazioni di terze parti. Quindi i waypoint non li abbiamo sul Mini 2, qua invece li abbiamo già nell'applicazione di default. Poi abbiamo i classici voli automatici che abbiamo anche con il Mini 2, quindi il drone che si allontana da noi, che sale in verticale, cioè tutti questi voli automatici li abbiamo. Con i prossimi aggiornamenti verrà attivato anche l'hyperlapse, quindi un'altra funzione interessante per un drone da 249 grammi. Una cosa che volevo dirvi: quando fate gli aggiornamenti firmware, io ho notato che è sempre meglio andare a ricalibrare il giroscopio. Tanto è semplicissimo: il drone viene messo su una superficie più piana possibile, mi raccomando, quindi mettetelo in una superficie bella piana, cliccate calibrazione giroscopio e lui rifà la calibrazione, perché ho visto che dopo gli aggiornamenti firmware il drone non rimane più bello stabile, non vola più bene, si sposta, mentre se rifate la calibrazione del giroscopio ritorna ad essere il drone perfetto che era prima dell'aggiornamento. Quindi fate sempre la calibrazione del giroscopio quando fate l'aggiornamento firmware, quello io ve lo straconsiglio. Quindi ragazzi, nel complesso la mia recensione è super positiva per questo drone. Ci tengo a sottolineare che io ho acquistato questo e ho acquistato questo, quindi nessuno mi ha regalato uno, nessuno mi ha regalato l'altro, quindi quello che dico è quello che penso, perché tanto non mi cambia niente a me che acquistiate uno, che acquistiate l'altro. L'importante è che li acquistate dai miei link, dopo o uno o l'altro, quell'altro non mi interessa. Però scherzi a parte, ma neanche tanto, questo drone ragazzi è un drone che merita davvero tanto. Attualmente con il prezzo di 480 euro di Banggood, se poi c'è anche il coupon scende ancora, ma anche a 480 euro è un drone che vale tantissimo a mio parere, ed è un drone che dovrà dare ancora tanto dal punto di vista hardware, perché il comparto hardware è davvero secondo me importante, non ancora sfruttato, non tutto ancora è ottimizzato per quello che lui è in grado di fare. Ma se Apsan continuerà con questi aggiornamenti mirati, che almeno per mio parere hanno sempre portato miglioramenti e diciamo attivazioni di funzioni, continuerà con questo ritmo di aggiornamenti e sempre con questa precisione nel farli, secondo me è un drone da non sottovalutare, anche perché ripeto, le sue caratteristiche dichiarate, come sono quelle dichiarate del Nano Plus di Autelivo, perché anche lì sono dichiarate perché non lo conosciamo ancora, qua invece qualcosa l'abbiamo già provato e constatato con le mani, le caratteristiche di lui non hanno niente da invidiare a quelle dell'Autelivo Nano Plus, che comunque ha un prezzo molto più importante. Poi magari scopriremo che le farà mille volte meglio di questo Apsan Zino Mini Pro, però attualmente a parità di caratteristiche, ragazzi, tanta roba, e complimenti da uno che veramente era super scettico rispetto a quello che avrebbe potuto produrre Apsan. Cioè io non pensavo che Apsan fosse in grado di produrre un prodotto di questo livello e di questa qualità, soprattutto visto che non ce l'aveva mai fatta con droni più importanti, dove in teoria tutto più semplice perché non c'è un limite di peso. Qua con un limite di peso è riuscito a fare una cosa secondo me incredibile. Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi le vostre opinioni
opinioni, scrivetemi tutto quello che volete riguardante l'app Sanzino Mini Pro o il Mini 2 o anche il Fimix 8 Mini, un drone che adesso magari farò un altro video dedicato, perché con il prezzo attuale che si riesce a portare a casa anche quel drone, ragazzi, è davvero interessante, anche perché adesso con la batteria Pro che lo rende un drone da 249 grammi è un drone incredibile anche lui. Quindi ragazzi, se questa mia recensione riguardante l'app Sanzino Mini Pro vi è piaciuta, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano lì, cosa porterò qua sul canale. Sempre se vi va però iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.